Agnolotti. O panzerotti. Buoni anche quelli. Agnolotti o panzerotti? Agnolotti. Agnolotti. Da dove vieni tu? Ivrea. Io sono bravi a fare quelle robe, attenzione. Speriamo di cavarmela. Bene, gli agnolotti sono il piatto base per la prova di abilità. Non sarà facile perché avete un tempo nel quale dovete fare una pasta ripiena, bella farcita, bella cicciotta e magari anche condirla un po'. Hai vinto la prova di manualità, hai 45 secondi di tempo, Lucia, per farti la spesa nella nostra bella dispensa. Pronta? Via! Saba, come li vuoi stagnolotti? Io tradizionali vorrei, proprio come si faceva un tempo, con l'arrosto avanzato e il suo sugo. Semplifichiamola così. Arrosto, di solito carne rossa, avanzato, con tanto di liquido di cottura, o meglio, con tanto di salsa di carne. Non vi fate il fondo bruno, ma se vi rimane un po' di fondo sulla teglia, conservatelo e poi allungheremo con l'acqua per lucidarli. Una noce di burro, appunto, per lucidarli. La carne andrà nel ripieno. Vi dico un cucchiaio, due di formaggio grattugiato se vi serve per dare un po' di spinta all'interno. Due uova intere, tre rossi, farina 00 e un terzo di questa farina di grano duro rimacinato fino per fare l'impasto. Quindi farina finché ne prende, dipende dalle uova, pizzico di sale. Basta? Profumo? Profumo quello che avete messo nell'arrosto. Salvia. Mortazza! E un po' di grassino, cos'è, pancetta? Guanciale. Guanciale. Allora, vi do 10 minuti di tempo, che sono pochi, ma la pasta è già pronta, quindi ce la potete fare. Via! Via, via, agnolotto, 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 agnolotto. Allora, intanto, al detto che siete mamme, come sì. Si chiama? Valerio, 4 anni. Ciao Vale! Dov'è? Ciao Valerino! Ciao Vale! Il mio Valerio. È un peperino? Sì, moltissimo. Come Bene. Il papà. Ah, il papà come si chiama? No, non è vero. Luca, sant'uomo, che mi ha sposato. Perché sant'uomo? Che gli combini a Luca? Insomma, ci vuole pazienza con noi donne. No, quello sono... Sfondi una porta aperta. Diceva che ci vuole pazienza con voi donne. Perché facevi? Anche con gli uomini parecchia, sì. Poi applauso. È andare a avere. È andare a avere. Non tutti gli uomini hanno fatto l'applauso, c'è anche chi ha fatto così. Allora, torniamo sul tema fondamentale di Cuochi e Fiamme, che è: che si mangia? Allora, oggi si mangiano degli agnolotti del Plin alla piemontese, ripieni di ricotta, spinaci e pere. E poi, siccome mio marito è romano, cerchiamo di fargli una sorta di carbonara con del guanciale e una specie di zabaione di pecorino. Una specie di zabaione di pecorino, cosa intendi? Monti tuorli col pecorino a bagnomaria? Faccio prima una riduzione della panna, gli aggiungo un po' di pecorino, okay. E poi fuori dal fuoco il... Mentre tu riduci la panna, non devi girarla, no, la panna, non devi fargli niente alla panna. No, metti esatto. La panna. Hai ragione. Così vi trovate poi le salse pronte sul finale. Che si frulla qua? Fai frullato mortadella. Il prosciutto cotto, ora si frulla la mortadella, la giornata dell'insaccato in questo caso. Che ci fai con la mortadella molto profumata e aromatica? La mortadella la metto nell'agnolotto con un po' di noce moscata. E faccio l'agnolotto ripieno di mortadella su un letto di ceci tritati. Come li fai i ceci? Li scaldi e poi li frulli? No, li faccio così, li devo scaldare. Accetto suggerimenti. Ma, Xaba, che dici? Dunque, io direi di sì, perché altrimenti si crea un po' uno shock termico tra con l'agnolotto caldo e la salsa fredda. Ok. Anche perché si scaldano da soli se li metti profumo in un pentolino. Io la metterei come profumo nei ceci, sì, mentre si scaldano, così anche la crema ha un senso. E anche un goccino d'olio non ci sta male. Solo mortadella metti dentro, vero? E noce moscata. E ce l'hai già messa la noce moscata? Sì, ce l'ho già messa. Ah, ok, perfetto, non l'avevo vista qui, non me l'avevo reso conto. Sì. Ok, quindi a stellina, col copapasta a stellina e poi te li chiudi a mano. Sì. Ok, allora ti faccio un po' di spazio Grazie. Qua. Grazie. Lucia, dimmi. Metti i ceci a scaldare. Ah, sì, grazie. Vado a dare la mia ricetta, che in realtà più che ricetta è un riciclo, o meglio, Xaba giustamente mi diceva, prima, facciamoli tradizionali, quindi facciamoli con l'arrosto avanzato. Allora, io ve l'allargo un po' la gamma di prodotti da mettere dentro, ovvero, innanzitutto serve un arrosto a pezzi interi, cioè pezzature grosse arrostite, in modo che abbia una parte fuori che abbia avuto la reazione di Maillard, quindi bella saporita, e una parte interna che trattenga un po' più i succhi, perché tendenzialmente quando si utilizza la carne cotta, il ripieno, se è fatto in purezza, rimane
un po' asciuttino, però abbiamo il succo di cottura della carne, abbiamo un po' di fondo rilasciato dall'arrosto, quindi quello, oltre che servire per lucidarli un po' in padella insieme a una noce di burro e un goccio d'acqua, lo riaggiungete alla vostra carne tritata. Io non la trito nel mixer, la faccio passare al tritacarne, quello a manovella, o se ce l'avete quello proprio professionale, perché è diversa la texture se la carne viene tritata con le lame o se fatta piano piano, che rimane un po' stracciata, sì, ma a fiocchetti, prende poi meglio anche i suoi succhi. Il profumo, io non metterei tanto il profumo nel ripieno, sennò diventa invasivo, metterei un profumo, quello dell'arrosto, che so, la salvia, il rosmarino, in padella mentre si profumano e mentre si scioglie il burro con l'acqua e il succo di cottura dell'arrosto, soltanto per dare l'aroma al naso, quindi nella lucidatura esterna. Preparate la pasta, pizzico di sale, i tuorli e le uova insieme, aggiungete la farina 00, prima io la setaccio sempre, e poi un po' di farina, dicevo un terzo almeno di farina di grano duro rimacinato, perché mi piace un po' di ruvidità nella pasta in generale, poi quello è gusto vostro. Lasciate riposare la pasta avvolta nella pellicola, quindi fatela per prima, e lasciatela riposare minimo un'oretta, perché altrimenti la pasta deve tendere a elasticizzarsi troppo quando la stendete. Poi la forma dipende un po' dalla bravura e dalla fantasia vostra, io vorrei degli agnolotti belli farciti, quindi con almeno un cucchiaio colmo da minestra di ripieno all'interno, a me piacciono molto grossi, basta, li fate, li sigillate, schiacciate l'esterno, gli date la forma e poi li cuocete. Se vi sono rimaste, magari fate l'arrosto in periodo di festa, avete anche un bollito, fateli cuocere nel brodo di carne, se volete, così sono ancora più ricchi. Ok, questa Barù ha detto stellina prima e tu l'hai accontentato con la stellina. Samantha, domanda, ma tuo marito, tu continui a lavorare, sì, però, se no ti blocco, mancano 4 minuti, io non vorrei mettervi ansia, ma vi vedo molto soft oggi, io non lo so, spesso discuto con i miei amici romani, perché io gli tolgo il pepe al guanciale, alla pancetta, glielo tolgo se devo cuocerla. Ok, perché questa parte qui esterna, in questo caso che ce n'è anche tanta, oltre ad avere delle eventuali impurità, perché sta a contatto, certo, con l'aria e potrebbero crearsi anche micromuffe, eccetera eccetera, secondo me se poi si va a sciogliere e si va su di temperatura diventa amaro, diventa, perché questo dico io, però in tutti i piatti io ce la trovo quasi sempre. Ci siamo? Burro dove? Padella? La padella. Dai, te lo metto io. Grazie. È piemontese il burro, eh? Sì. Capito? Samantha è nel panico. Allora, cecio frullato, li servirai lucidati in padella, sì, che la mettiamo qua, ah, sì, così c'è più spazio per girarli. Quanto burro? Sì, grazie, benissimo. Quanto burro, sì? Sì, sì, sì. Ma bene quello, l'avevi già tagliato. Non fare così quando vai a fare la spesa, perché sennò gli dice, quanto signora? Sì, vai, lascio un chilo e mezzo. Io in genere esagero sempre sulle dosi, eh? Sono una mangiona. Ci siamo? Piattino, sì, sull'alzata, vai. La pancetta, il guanciale non c'è finito. Cos'è, no, che ti manca quindi rispetto alla tua idea iniziale? Diciamo che non ho messo l'uovo, non ho fatto lo zabaione, ho fatto solo una crema di pecorino e non ho aggiunto il guanciale alla fine perché non si è cotto in tempo. Se è romano l'accontenta con un cacio e pepe, no? Sì, furba. Così te la giochi. Ma bene, mancano tipo pochissimi secondi. Stop al tempo, piatto sull'alzata, piatto sull'alzata, piatto sull'alzata, piatto sull'alzata. Ammazza! Ok.